Al via la presentazione dei corsi di pizzaioli di operatore socio-assistenziale ospitata nei locali del Museo del Tombolo di Mirabella in Baccari, rientranti nel catalogo regionale dell'offerta formativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia. I corsi formativi sono indetti dalla Regione Siciliana, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, a valere sul Fondo Sociale Europeo, avviso 22-2018. I corsi di formazione professionale attivati dall'EFAL di Trapani sono organizzati in questo territorio su iniziativa del Movimento Cristiano Lavoratori. Ecco, per noi era importante riportare la formazione professionale nel territorio del Calatino Sud Simeto, dare delle opportunità ai giovani e ai meno giovani di questo territorio per formarsi, qualificarsi e poter rientrare o inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro. L'obiettivo che noi perseguiamo è quello di rafforzare la competitività del sistema territoriale, quindi aiutare e sostenere quei settori strategici per lo sviluppo dell'economia, e lo facciamo investendo sul capitale umano, quale leva fondamentale dello sviluppo locale. I corsi gratuiti saranno ospitati proprio nei locali del Museo del Tombolo Mirabellese, organizzati da EFAL Provinciale Trapani, in collaborazione con il Circolo Don Rosario Pepe di Mineo e il Centro di Raccolta CAF MCL di Mirabella in Baccari. Prevedono la presenza di 15 partecipanti per ciascun percorso formativo, che avrà la durata di 6 mesi, suddivise in una parte teorica, una pratica e uno stage presso aziende del territorio. La nostra struttura è a disposizione della comunità e di questo ne vado orgoglioso. Per quanto riguardano i due corsi, siamo contenti di averli portati a termine, siamo soddisfatti perché sono stati finanziati tutti e due, perché riguardano due colonne portanti dell'economia di Mirabella in Baccari, sia quello della ristorazione, che per quanto riguarda il corso di pizzaiolo, sia quello di OS, perché a Mirabella voglio ricordare che oggi abbiamo due strutture importanti per quanto riguarda l'assistenza agli anziani, e quindi formare giovani per avviarli al lavoro penso che sia cosa buona, e penso che come amministrazione comunale abbiamo fatto semplicemente il nostro dovere. Un messaggio importante alla comunità, un messaggio importante a chi ha voglia di spendersi realmente, di acquisire realmente una funzione professionale riconosciuta attraverso certificazioni. Questo corso è di un fortissimo livello disciplinare e prevede non soltanto una parte ampiamente teorica, ma una parte pratica e uno stage presso delle strutture professionali, delle case di riposo nel caso degli operatori socioassistenziali, e di luoghi di ristorazione, pizzeria nel caso del pizzaiolo. I docenti scelti in realtà sono quelli che hanno partecipato al bando pubblico, sono di altissima esperienza professionale, si occuperanno dei moduli più specifici e professionali.